Vicenza, ancora aggressioni in carcere, polizia penitenziaria presa di mira, 10 aggressioni nel 2024. A seguito del perdurare delle situazioni di tensione e episodi di cronaca che si riferiscono ad aggressioni da parte di detenuti violenti nei confronti degli agenti sorveglianti, tutte le sigle sindacali che riuniscono la polizia penitenziaria annunciano lo stato di agitazione per la casa circondariale del Papa, conosciuta anche come San Pio X, a Vicenza, l'ultima solo ieri. Un giovane che già aveva dato in escandescenza nel passato ha provocato danni alle suppellettili per poi usare violenza su due agenti finiti in ospedale con 24 giorni di prognosi. Non passa settimana dall'inizio del 2024, ma in realtà anche nei mesi autunnali dell'anno precedente, in cui non sorgano problemi relativi alla gestione di ospiti delle celle della struttura, intemperanze di diversa natura e entità fino a vere e proprie aggressioni, con gli operatori oggetto di atti di violenza e minacce, in più occasione costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso, 10 quelle accertate definibili come gravi, vale a dire con personale interno costretto a recarsi al San Bortolo per poi assentarsi per brevi o lunghi periodi in base alla prognosi. I poliziotti penitenziari in servizio, si legge nel comunicato, sono giornalmente oggetto di azioni illecite da parte della popolazione detenuta, aggressioni, lancio di oggetti, sputi, offese, minacce, umiliazioni, creando una situazione che mina l'incolumità fisica e mentale degli associati. I livelli di stress lavorativo a cui è sottoposto il personale hanno raggiunto livelli altissimi. Si parla nel testo di estenuanti condizioni lavorative. Qualora non ci saranno interventi significativi, le sigle firmatarie annunciano di mettere in atto altre forme di proteste, sempre pacifiche, si annunciava nei giorni scorsi, ma oggi, dopo l'aggravarsi ulteriore della situazione di tensione, ai vertici dell'amministrazione si chiede la sospensione di assegnazione di nuovi detenuti.